E adesso invece vediamo l'altra possibilità che mi hai visto. Avrei insistito con questa. Avrei insistito con questa. Avrei provato a fare comunque. So cosa vuol dire. Esatto, a questo punto se tu connetti io vado qua e Ok. vado in cattura. Però non è mica detto Però l'altro che potrebbe anche questa da, potrebbe non rispondere in quel modo e io non l'ho letta ancora esattamente. bene perché Supponiamo che bianco venga. se bianco va lì diventa un problema. Atari, qui c'è una sola risposta. Adesso però bianco ha 4 libertà. E questa pietra in cattura. Sì, anche se scendi qua, che vai a 3, comunque sei indietro con le libertà. Però questa è obbligatoria perché se non viene con la cattura e fa gli occhi. Si può vedere invece questa. Allora, Cambia beh, niente. bianco non può togliere libertà di qui perché c'è la coppia in scala, no? Quindi uno di qua non Deve può connettere giocare. di là. Però probabilmente può volere così. Ci sono sempre 4 libertà contro 3. Al massimo 4, però poi diciamo che le togliamo dall'esterno, ma sì, a parte che può venire qui, però in realtà funziona anche questa che cattura con la pietra, quindi diventa difficile per nero togliere libertà bianco, che su questa ma a parte il problema di prima c'è il fatto che qui ci sono gli attari, che bianco può dare gli attari alla coppia. Per cui sulla ne c'è questa. No, è dall'altra parte. È proprio quella iniziale. Questa diventa proprio una cattura sicura. Ma come dicevo, probabilmente anche questa va bene, perché Al sono 4 massimo libertà aveva più contro 3. senso questa qua. È Ah. Per proprio. Però è una cosa. provare a fare il co eventualmente. Esatto. Però supponiamo che bianco resista al co. Fa 4 libertà, queste due ne hanno 3. Nero prova. Andare a toglierle, bianco, nero, no, così no. In realtà nero può trovare qualche resistenza da parte di bianco anche a quella mossa. Perché? Anzi, può sbagliare più che altro. Nero dopo quella comunque ha anche possibilità di sbagliare, perché fa il doppio ne, se dopo questa, invece che collegare, non avendo letto la forma del movimento di pietra nell'angolo, gioca questo, perché dice adesso bianco cattura, non di lottare. Dopo questa lo vado a catturare. In realtà ci sono delle conseguenze inaspettate, perché bianco sembra messo molto male, 2 libertà contro 3. Però La pietà.
Adesso se nero non fa qualcosa, bianco gioca qui e cattura queste pietre. Per cui, di fatto... Scusa, però se nero gioca qui non può andare, non può andare. Appunto, deve giocare lì. Però il problema è questo. Io non può giocare qua, forse non so. Giocare lì. Andare lì. E poi bianco lì nell'angolo. C'è un'alternativa che è questa. Però bianco di nuovo gioca qua, sì, quella la togliamo. Esatto, c'è una nera. L'alternativa è questa. Guarda, bianco gioca, comunque è uguale. Risponde qua lo stesso. Qui. Qui. Si può anche giocare qua, però cosa succede? Succede che bianco un occhio. E nero non può andare adesso a dargli attari, deve prima chiudere qua qui. due mosse, però tanto gli dovrà ancora chiudere qua, ma adesso arriva bianco e nero non può dare quell'attari. È un semi A in cui uno ha un occhio e l'altro non l'ha. Se hai tante libertà di vantaggio, ad esempio così, puoi dare l'attari, ma ne bastava anche uno in più. Se le libertà di sono poche, se c'è la solita libertà di vantaggio che c'è di solito in tutte le gare di cattura, perché sennò non è una gara, non partiva la gara. Esatto. E allora spiegato una volta, ma non c'è niente da fare. Se